Buonasera, buonasera, brava gente, eccoci qui, eccoci qua. Ho visto, ecco adesso abbasso, ho visto questa immagine, avete visto questa immagine all'inizio? Una barca in mezzo al mare, fa impressione, fa veramente impressione. Una barca in mezzo alla tempesta e credo che questa immagine ci dica lo spavento, il terrore, credo, di quello che hanno provato i discepoli con Gesù. Anche il nostro spavento, il nostro terrore di fronte alle tempeste della vita, di fronte a quegli imprevisti. Ecco, introduco così per capire la portata di questo Vangelo, brava gente, che il Signore ci affida in questo nuovo giorno che ci accingiamo a vivere. Un giorno che si conclude, quello di stasera, con la preghiera per l'unità dei cristiani che Papa Francesco ha vissuto a San Paolo. Voi lo sapete. Nel giorno della conversione di San Paolo, c'è questa grande preghiera per l'unità dei cristiani. E anche qui il Papa ha detto una cosa bellissima, eccolo qui, vediamo se lo riesco a trovare subitissimo. Avanti nel cammino dell'unità, la divisione non è mai di Dio. Chi divide? La divisione. Non appartiene a Dio, è fortissimo ed è verissimo. Ma andiamo al Vangelo per cui stasera vogliamo insieme riflettere, meditare, pregare. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era sulla barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano sulla barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: Taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Brava gente, ci ritroviamo di fronte ad un'immagine molto forte della vita di Gesù con i suoi discepoli. Forte un po' più per i discepoli, perché è la sera della tempesta, è la sera dei momenti difficili, è la sera del trambusto, è la sera di quella notizia che scombussola che scombussola la vita. E allora con voi condivido due aspetti molto semplici, perché vi ricordate, questo fu il Vangelo che Papa Francesco scelse per farci riflettere nel momento di maggiore paura dell'umanità durante la pandemia. È finito quel momento e siamo diventati tutti spavaldi, tutti aggressivi, tutti che ci sentiamo migliori degli altri. Chissà se davvero la pandemia ha lasciato un segno di grande consapevolezza della nostra fragilità. Ma è una domanda così che la pongo. La pandemia ha lasciato un segno nelle vostre vite, brava gente? Oppure ci siamo spaventati, è passata, no? È finita lì. Venuta la sera, inizia il Vangelo, cioè ci sono dei momenti che hanno un preavviso, che sta arrivando il buio, e allora tu ti prepari. Ma arriva la sera anche che porta immediatamente tenebre, tempeste, momenti difficili.
venuta la sera è anche il momento del, se volete, dell'imprevisto. Io ho segnato alla sprovvista, e una tempesta affiora e ci porta spavento. E la cosa interessante che cos'è? È che ci troviamo tutti nella barca. Tutti i discepoli si trovavano nella barca, quindi di fronte alle tempeste credo un primo elemento di coscienza è che non appartiene solo a me o all'altro, ma tutti indistintamente possiamo essere colpiti dai momenti difficili. Noi a volte pensiamo, beato a lui c'è la vita facile, oh, beato a lui c'è la vita bella. Mia nonna e mia nonna mi dicevano sempre, in ogni casa o di legno o di noce c'è la sua croce, cioè c'è il momento difficile. E Gesù sta a poppa, cioè sta nella parte che affonda prima della barca e dorme. L'invocazione che emerge fortissima da parte dei discepoli è: non ti importa? Non ti importa? Ma voi provate ad immaginare quando una persona ci dice: a te non ti importa niente di me. È una frase che sconquassa il cuore, eh? È una frase che segna il bisogno di affetto, ma segna anche la disattenzione dell'altro. Segna comunque un desiderio profondo di connessione, di relazione. Ed è interessante l'atteggiamento di Gesù, che il Vangelo sottolinea, un Gesù che sta lì e dorme in mezzo alla tempesta. Che significa? E qui è il cuore del messaggio, è qui il cuore del messaggio. C'è chi di fronte alle difficoltà si agita, si spaventa, crea trambusto, butta tutto all'aria, e c'è dall'altra parte il grande esempio di Gesù. Quel dormire non è il menefreghismo di Gesù, no. Quel dormire che Gesù indica come messaggio è: hai fiducia, ti abbandoni, ti fidi, oppure non. E qual è il modo migliore per affrontare le tempeste della vita? Intanto, ecco, questa strada che ci indica Gesù è bellissima, eh? Abbandonati a Dio, affidati. E anche l'atteggiamento della vita, l'atteggiamento della vita. E vedete, e faccio questa confidenza con anch'io ho vissuto momenti difficilissimi. Se vi dovessi dire che cosa mi ha salvato, che cosa mi ha salvato? Mi ha salvato questa consapevolezza profonda. Signore, io sono certo che tu non mi abbandoni. Sono certo che ed è accaduto questo, ed è accaduto questo. Io vorrei che qui ci fossero le vostre testimonianze. Se qualche volta dobbiamo fare questo, no? Dovete, vi invito a stare con me e ascolto io per primo le vostre testimonianze, perché tra voi, io sono convinto che c'è chi si è fidato di Dio e sa, si è abbandonato, ha vissuto anche con una rassegnazione non passiva, con un abbandono non passivo, ma attivo. Cioè, mi abbandono perché so che il Signore, non è che mi abbandono perché non mi importa niente, no, mi abbandono perché so che il Signore agisco e intanto agisco anch'io, cioè vivo con serenità, affronto con serenità il momento difficile. E vedete, e questo è anche guarigione. E questo è anche guarigione.
Mi fermo qui, l'ho fatta lunga. C'è un'altra annotazione, no, che il Papa ci fece comprendere, che le tempeste, no, fanno emergere, e concludo, questa la dico perché è straordinaria, poi è vera, no? Le tempeste cosa fanno emergere? Fanno emergere la nostra fragilità, che non siamo onnipotenti, e fanno emergere che hai bisogno dell'altro e che quindi diventi fratello. Quando è che noi diventiamo un po' più buoni? Quando è che diventiamo un po' più buoni? No? Io penso diventiamo più buoni nei momenti difficili, perché sappiamo che abbiamo bisogno dell'altro, degli altri. E allora io vorrei dire benedetti i momenti difficili, perché ci fanno capire la verità di noi stessi. Benedetti i momenti difficili, perché ci fanno capire la verità di noi stessi, che siamo fratelli, brava gente, che siamo fratelli. Mi fermo qui, mi fermo qui. Siete d'accordo? No, ditemelo, ditemelo, mo che abbiamo superato i 1100, 1200. Ho visto che le visualizzazioni stanno aumentando in maniera esponenziale. La consapevolezza, vorrei qualche volta, visto che qualcuno scrive i numeri, no, no, siamo tot, non perché raggiungiamo un tot numero, no, ma perché questa parola, può raggiungere il cuore degli altri. Di quello dobbiamo essere contenti, perché non la mia parola, brava gente, ma la parola che salva veramente. La parola che salva veramente. E io lo vedo. Questa parola salva perché poi nei momenti difficili ci si aggrappa a lei. E salva, è veramente salva, brava gente. Questa parola non ti fa affondare, non fa affondare la barca della tua vita. Mi fermo qui. Allora, 25 e 26 maggio, 25 e 26 maggio, segnatevi questa data, tutti a Roma con Papa Francesco. I bambini, i bambini, i bambini, i bambini. So che si stanno organizzando in tutta Italia. Se non ho risposto a qualche mail, ma sono poche, credo, sono rimaste poche, rimandatela. Faccio un saluto a... Dove sta? Olè, ho perso il segno, oddio. Kyrie Lenson, Kyrie Lenson, eh? Voi lo dite, Kyrie, Signore Pietà? Lo dite, sì? Non le bestemmie, no, mai le bestemmie. E allora, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Avevo segnato tutto. Mi fermo e poi vi lascio, che io devo andare a mangiare e oggi non ho manco mangiato, brava gente. Dove sta? 1, 2, 3. E voilà, che è successo? Ah, eccolo qua, era un solo saluto, poi stasera molto semplice. Giovanna vorrebbe gli auguri per i 50 anni di Leonarda e Cosimo, 50 anni di matrimonio, ogni bene, auguri, e poi 50 anni è una bella tappa, brava gente. Vediamo se ho dimenticato qualcosa. No, sabato TG1 Dialogo, ormai lo sapete, non ve lo dico più, lo dico per i nuovi però. Una bella puntata sulla memoria e domenica appuntamento con Radio Rai 1, su Radio Rai 1 alle 10:42 più o meno, invece il sabato alle 8:15. Buona serata, brava gente, buona giornata per chi si affaccia domani e andiamo avanti, forti, 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 che grandi novità ci attendono a tutti, forti, forti.